Domenica 1 ottobre, ore 11. A Chiavenna scatta ufficialmente la sesta edizione del Dì della Brisaola. Tanto ritmo al gusto giusto, questo è lo slogan dell'appuntamento 2017. Un momento di celebrazione vera fatta di storia, di storie e di passione. E così, mentre il ritmo delle Guggenband spunta colorato da ogni dove, a parlare attraverso tanti volti differenti alla tradizione, quella che rassicura e fa capire che, tutto sommato, esistono cose che il tempo, nonostante lo scorrere inesorabile, non riesce a portarsi via. La cura nel farle stagionare. Sale, pepe, un po' di aromi e basta. Qui abbiamo una spuma di bresaola con una pasta al tartufo. Questo è un macaron salato ripieno di bresaola. Questa è una spugna di segale con la bresaola fresca. Un carpaccio di bresaola croccante con una salsa alla nocciola. Un carpaccio di bresaola croccante con salsa alla nocciola e rucola. Una pallina di tartare di bresaola con barbabietola e mela verde. E un rocher di caprino e zucca di bresaola. Senza glutine, senza nitriti, senza nitrati, niente, naturale, come una volta, sicuro. Energetica, salutare, va bene per chi ha problemi di anemia, è una bresaola anche che va bene per le diete, per chi è anemico. Punta d'anca rimane senza la venatura di grasso, invece la sottofesa ha un po' di venatura di grasso. Il segreto della nostra bresaola è solo quello, l'aria buona e il fatto che la facciamo stagionare il prodotto. La differenza sostanziale con gli altri produttori è questa. Bello scoprire quanta storia si nasconda dietro alla regina delle carni, simbolo di questo splendido territorio. E così, a dispetto di quelle differenze contenute in due vocali, la I di bresaola e la E di bresaola, è interessante carpire scuole di pensiero e diversità nelle opinioni di chi la tradizione la mantiene in vita. Sono chiavennasco, da 500 anni di origine, e di conseguenza fanno la differenza tra brisaola e bresaola, ma personalmente non faccio differenza. Non escludo il vento comunque. Brisa poi sarebbe sbisa, non brisa. Se fosse il vento sarebbe sbrisa. Questioni lessicali a parte, a noi non rimane che attestare il successo di un'occasione di incontro e di celebrazione del bello che di gran lunga supera annualmente ogni aspettativa. Un'opportunità di visitare degli scorci segreti anche in Chiavenna. Ben 18, si diceva, sono i produttori di bresaola, accompagnati da artisti e artigiani, quindi del posto, e i bar e i ristoranti di Chiavenna offriranno quelli che sono degli aperitivi e dei menù a tema. Non solo bresaola, ma anche tanta musica, infatti il contesto musicale è allietato da ben 5 Guggenband ticinesi. La giornata è magnifica, direi che il pubblico ci sta dando ragione. Numerosa fine l'affluenza sia dalla provincia di Sondrio che dalla vicina Svizzera e direi da tutta la Lombardia. 6 anni fa il sottoscritto, in una chiacchierata con Emilio Rigamonti, abbiamo lanciato una sfida, o meglio ci siamo rivendicati a vicenda l'originalità della bresaola. Lui diceva ovviamente valtellinese, io dicevo valchiavennasca, e da lì è nata un po' questa cosa. Anche quest'anno, a distanza appunto, ripeto, di 6 anni, abbiamo penso avuto il massimo dell'affluenza. Il bello di questa tradizione è che tutti i produttori, oggi sono 18, hanno delle caratteristiche diverse. Sfido chiunque a provare le 18 tipologie di bresaole e trovare, diciamo, delle uguaglianze. Questa è bresaola, questa è bresaola. Cos'hai mangiato te?